Allora, eccoci qua. Grazie. L'applauso arriva da parte del cast, per cui è un po' di parte. Allora, che dire? Felici come sempre perché si inizia, noi l'abbiamo iniziata da un po' questa avventura, però ci stiamo avvicinando alla parte, alle prove d'insieme, all'antegenerale, quindi alla recita vera e propria di questa produzione che, devo dire, quando ho incontrato un anno fa Matti Kovler a New York, non speravo avrebbe avuto questo risultato. May I speak in Italian? Okay, sì, 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 per, okay. Questo, quello che credo essere e sarà un ottimo risultato. Quello, prima di lasciare la parola a quelli che sono veramente gli interpreti di questa produzione, da Marco Iacomelli, direttore d'orchestra, regia, eccetera, volevo solo dire che la cosa che trovo interessante e la ragione per la quale ho deciso di programmare quest'opera non è stato solamente per la bellezza della musica e perché avevo veramente il gusto e il piacere di vedere la realizzazione di quest'opera sul palcoscenico del Coce con una regia e con delle scene che secondo me potessero rendere giustizia alla bellezza, ma anche perché ho visto che in questa partitura c'erano tutte le caratteristiche per la struttura, per la capacità di dare una di tratteggiare i personaggi con la musica. A tutti gli effetti era molto vicina ad un'opera lirica più che a, oltre che a un musical, quindi in questo senso per me questa è un'opera musical a tutti gli effetti, è un'opera ed è ovviamente questa una anche delle ragioni perché l'ho scelta, ma è assolutamente in sintonia con quella che ormai credo che sia chiara, l'idea della nostra programmazione, creare quindi dei generi non perfettamente definiti come in questo caso, in cui non possiamo parlare solo di musical, solo di opera, ma di un qualcosa che in qualche modo sta cercando di mettere insieme, di far convivere questi due generi. Allora, prima di aggiungere altro, forse vorrei, non so se sia più giusto passare la parola a te che sei il regista, oppure forse il compositore, perché tutto nasce, il papà, il padre generante è Matti Kovler, nasce da lui e quindi, if you want you can speak in English, no problem, or in Italian, as you like. Matti Kovler. Grazie per l'opportunità. Il mio italiano è molto cattivo, ma provo a parlare italiano. Proprio vicino? Ah, okay. Cattivo, ma bene, okay. Sentito. Ok, mi ascolti? Ok, mi senta. Ok. Ami e temi è un'opera che finge di essere un musical. Come nell'opera, i diversi numeri hanno in linguaggio comune emotivi armonici comuni, ma... ti tengo io non, se vuoi ma, qua. Grazie, ma non... Ma non, tutte, ma non tutte le voci sono liriche. E allora, per me... ok, English is better. Ok, allora... we have a wonderful cast. As you, if you come to the show, you will see. It's a very high quality production with a genius, really genius director, and I'm not using this word lightly, Marco Iacomelli. With a fantastic translation by Andrea Ascari, whose work I've known because of his translation of Sondheim, which is very sophisticated, and the cast needed to be very special because they all need to be highly trained musically. The music has many modulations and rhythm changes, but also be great actors. So we were hoping to find the right cast. And we did, and they're sitting right here. So I would like to thank the cast, the entire team, Marco, the choreographer Ilaria, Costanza and Massimiliano, the assistant, Donato, the sound, and all of the team, because it's been a pleasure, and I hope you will enjoy it as much as I do. Thank you very, very much. Grazie. Credo che non sia necessario appunto tradurre perché a meno che non lo desideriate, comunque mi associo anch'io
ringraziamento non solo per Marco ma anche questo splendido cast. E voi sapete che è nato questa Amietami, la prima traduzione. Qual è la lingua originale del libretto, la prima? La lingua originale della prima è ebraico. E poi abbiamo poi inglese e russo e adesso italiano. Quindi nasce questa nuova opera Amietami con un nuovo libretto e anche un'orchestrazione diversa, quindi a tutti gli effetti è una prima esecuzione assoluta. Con una prima, una prima esecuzione con il nuovo libretto di Matthew Kelly, librettista americano. Ecco, che è stato poi tradotto in italiano e anche riversificato da Andrea Ascari. Un grande lavoro quindi di passaggio, di testimone da un suono all'altro, perché ogni lingua ha un suo suono, non è solamente quello che abbiamo in orchestra, ma è anche il suono della parola. A questo punto, prima di passare al, forse passerei al libretto originale, oppure passiamo ad Andrea, possiamo decidere, facciamo il passaggio in italiano prima e facciamo poi parlare il librettista originale. Do you understand? No. Prima passiamo la parola ad Andrea, che ci dice com'è stato lavorare, quali sono state anche le difficoltà o invece gli aspetti più interessanti di questo tipo di lavoro. Allora, intanto appena ho letto il libretto e appena ho ascoltato il CD, ho riconosciuto subito una matrice comune ai grandi autori di Broadway, io sono abbastanza specializzato in Sondheim e in musical court, ci sono vari tipi di musical, in Italia non conosciamo abbastanza questa radice più corta del musical, che è appunto un crossover tra opera e musical, ma ha delle caratteristiche di scrittura molto specifiche e soprattutto una commistione di generi incredibile, che vanno dall'opera al jazz, al jazz brasiliano. E appena ho sentito Matteo ho capito che c'era qualcosa, poi ho scoperto che appunto lui viene dalla Russia, israeliano, ovvero come i grandissimi autori di musical, Kern, Gershwin, Irving Berlin, fanno tutti parte di una stirpe come, e quindi siamo lì. E Matteo è davvero di quella stirpe, insomma, di quella qualità musicale, e loro coltissimo, quindi ha riferimenti coltissimi, Ravel, Mussorgsky, Wagner, però con anche riferimenti a teatro più basso, popolare, quindi tap dance, oppure jazz brasiliano, è tutto molto sincopato, molto moderno, molto contemporaneo, ma sempre naturale, insomma, è una composizione splendida. Tradurlo è stato facile perché è parte del linguaggio, insomma, che ho sviluppato negli anni, cioè tradurre dall'inglese è molto difficile, però dopo 20 anni, insomma, c'è quel tipo di stile molto ritmato, molto sincopato, con le giuste consonanti, le giuste vocali, nei posti giusti, e lo avvicina molto a Sondheim, quindi siamo a dei livelli molto molto alti, e poi essendo molto giovane chissà cosa ci darà. Raccontaci un po' la storia, anche perché comunque è nuovo, forse tu sei quello più in questo momento. La storia è la matrice, l'archetipo è Hansel e Gretel, ma con qualche sorpresa. Intanto abbiamo due genitori cannibali, nel senso sono due genitori contemporanei newyorkesi che stanno spegnendo i figli con un'educazione troppo rigida, troppo che li spinge a essere grandi prima del tempo, e questi bambini sono al limite, e l'entrata in famiglia della nonna, che comincia un po' a darsi sedilità, una nonna che evidentemente ha passato la vita tra LSD e Figlio dei Fiori, arriva a scombussolare la famiglia e a portare questi bambini in un luogo magico, questo bosco, che poi fa anche Into the Woods di Sondheim, insomma anche questo è un archetipo. E in questo bosco scuro i genitori diventano i mostri, cioè la mamma diventa la strega carnivora, il papà diventa l'orco, e loro devono affrontare queste ombre profonde. I genitori intanto capiscono di aver perso i figli, cioè di aver preteso questi
questi figli crescessero troppo in fretta e quindi di aver perso i figli, nel senso che non hanno vissuto l'infanzia di questi bambini. E a un certo punto c'è una catarsi e tutto si risolve bene. Finisce bene. Sì. Grazie Andrea. Allora, a questo punto io invece passerei la parola al direttore dell'esecuzione, a Marco Alibrando, che ovviamente ci... no, prima Marco, grazie. Ecco, chi ci vuole? C'erai tu? Ci sono, sì. No, sarò brevissimo. Intanto per me è un piacere tornare al Coccia, l'ultima volta che, prima e ultima, la scorsa volta che ho diretto qui è stato nel 2017 con Delitto e Dovere di Alberto Colla. È sempre bello per un direttore d'orchestra lavorare con un compositore vivente e quando ho sentito Matti Kovler al telefono per la prima volta ho fatto questa battuta. E però non deve essere uscita bene col mio inglese, lui non l'ha presa bene, ma io ho detto è bello lavorare con un compositore ancora vivente, che ha detto still alive. Grazie, grazie. E lui grazie. Mi ha detto ancora vivente? Grazie. Ancora. Quindi è ancora vivente. Ancora vivente. Ancora fino alla prima. Sopravvissuto. E quindi è sempre bello poter davvero anche intervenire durante le prove col compositore come si fa sempre, ma io dirigendo principalmente diciamo, il repertorio, parlo sempre con dei cadaveri, grandi geni del passato, ma sempre devo andare a trovarli insomma al cimitero. Quindi è bello averlo qui e fino a oggi anche in prova a fare delle modifiche di vario tipo, anche perché trattandosi di una traduzione fantastica di Andrea, anche nella musica abbiamo la possibilità di fare degli interventi per perfezionare l'unione tra parole e musica. E inoltre ci tengo a ringraziare Andrea Ascari anche per il fantastico lavoro a quattro mani, di cui tre sono le sue, con il cast, perché è stato davvero un apporto fondamentale come direttore vocale. È stato davvero un piacere lavorare con questi bravissimi artisti che sono anche molto giovani, tra l'altro, come vedete. Anche chi interpreta la nonna è ancora molto giovane. Puoi alzarti così ti vedo, no? Poi dopo non ti riconosceranno più. Una ballerina, quindi. E invece, appena ho aperto lo spartito, il primo quesito era: ma come si può classificare questa musica? Che genere è? Io ancora oggi non ho una risposta, perché forse questo uso di diversi linguaggi per me danno origine a uno stile suo molto personale, molto originale, molto nuovo, molto bello. Quindi per me, fossi un compositore, sarebbe il complimento più bello questo, di davvero sentire due note e riconoscere subito il nome di un compositore. Quindi un grandissimo onore per me dirigere questa partitura, lavorare con tutti voi e con Marco Iacometti, con il quale ci stiamo divertendo da matti. E ne accadranno delle belle, su e giù anche. Buon ascolto a tutti. Grazie Marco. Non è facile per me comunque essere tra di voi, perché ci sono i problemi del direttore, dell'orchestra, le esigenze di un regista bizzarro, ma ce ne parlerai poi. Invece chiedo a Matti se ci aiuti a chiedere qualcosa, a entrare un po' e a far parlare colui che ha ideato il libretto e ha lavorato con te dall'inizio. Vorrei che fossi tu a chiedere a lui qualcosa, di parlare, di spiegare anche un po', visto che tu l'italiano lo comprendi, lui meno, di spiegarci un qualcosa e magari di riuscire. Che Marco can help us. Faccio l'interprete. Fai tu. Still alive. Sì. Marco, sì, faccio l'interprete. Vai. Sì. Cosa possiamo, come è nata, come la vostra, da quando vi siete conosciuti, come è nata l'idea di scrivere Amietami? Amietami è un pezzo molto vecchio. Is one of my first pieces that I wrote in its original version. È uno dei primi pezzi che ha scritto. It was first stage in 1999. La prima volta è stato messo in scena nel 1999. I was a teenager when I wrote it. Era adolescente, aveva 17 anni. With Aya Lavie, who wrote the lyrics. Con Aya Lavie, che ha scritto il libretto in ebraico. But then I had to go to the army for 3 years and my music changed. Ma a questo punto è dovuto andare militare per 3 anni e la sua musica è cambiata moltissimo. And it took another 20 years to come back to the piece. E ci ha messo 20 anni per tornare a rilavorare su questo pezzo. And when I came back to the piece, I realized the piece needs a real libretto.
E quando ha ripreso questa partitura in mano, si è reso conto che aveva bisogno di un vero libretto. Very fortunately, I met Matthew Kelly, who is a renowned dramaturg in New York, as a part of BMI Lehman Angel Musical Theater Workshop. It's a program that we participated in that initiated a number of very famous American musicals like Book of Mormon and many others. Per fortuna in America ho incontrato Matthew, che è uno dei più conosciuti autori. Siamo incontrati in un workshop, BMI workshop. BMI. Posso casomai introdurlo. A New York l'associazione autori compositori fa dei seminari settimanali con i migliori autori viventi, che diventano i mentori dei nuovi autori. E c'è la creme della creme degli autori, librettisti e liricisti del teatro musicale americano. E si sono incontrati in questi vipissimi seminari. And Matt reconceptualized the piece completely by inserting a new character, the character that Silvana Isolani plays, the Nona. It's a totally new character in the show. Quindi Matthew ha rivisto tutto il libretto inserendo un nuovo personaggio, quello della la nonna, interpretata da Silvana Isolani. Because the character of the grandmother is driving the show in a way. Perché il personaggio della nonna è quella che in un certo senso guida il porta avanti tutta la storia, poi il Deus Ex Machina. And the last thing I want to say is that Ami and Tami is a title, but the real title is Fantasia, because this is a piece about Fantasia, about the eternal conflict between parents and children and the importance of keeping fantasy, imagination in our lives. Il titolo è Ami e Tami, ma per Marti il vero titolo è Fantasia, perché la fantasia è quella che... Sorry, can you repeat this part? It's about the conflict between parents, tra il conflitto tra i genitori e i bambini, il conflitto eterno, sì? Certo. Conflitto eterno tra i genitori e i bambini. Il vero titolo è Fantasia, perché it's about the importance of fantasia, of remembering what it means to imagine. Per ricordare cosa vuol dire essere. And the grandmother eventually succeeds. She succeeds. She reminds the parents and the kids that is it important to imagine. So it's about this grandmother on a mission. Non ho capito. La nonna succede. Succede. She succeeds. Ha successo. La nonna ce la farà. Esatto, ce la può fare. La nonna ce la può fare. Ho bisogno di praticare molto. Ok. Grazie. Grazie mille. Io veramente intendevo non tanto che tu traducessi Matthew, ma che Matthew intervistasse Kelly. Comunque bene così c'è stata anche la traduzione, ma grazie comunque. Adesso è venuto finalmente il momento di parlare con Marco Iaconelli, che ha avuto un compito molto difficile, perché come potete immaginare, ma lo spiegherai tu, le ambientazioni sono varie, quindi si deve passare da quello che è un momento di realtà per passare poi in un ambito totalmente fantasioso, quindi questo passaggio non credo sia stata una cosa facile, però... Va bene. Allora, prima di tutto voglio ringraziare Corinne perché ci ha coinvolti in questo progetto meraviglioso. Questa è una coproduzione che facciamo insieme, Fondazione e STM, Scuola di Teatro Musicale, e per noi siamo veramente felici di essere una risorsa per la Fondazione. Siamo davvero a servizio, come dire, della nostra città e di questo meraviglioso teatro che ci ospita. Per via di questa collaborazione tutta la scuola è stata coinvolta in questo spettacolo, davvero tutti, anche gli allievi del primo anno, quindi come dire, sono 60 persone tra trovati allievi che lavorano, vedrete alcuni modi, vedrete che saranno loro, però veramente è imponente la produzione, nonostante abbiamo cercato, come dire, di delineare, perché il nostro modo
vedere le cose, una semplicità, una lettura dello spettacolo che possa più bene, no? La richiesta di Matti, e io lo ringrazio immensamente perché ha accettato anche di essere qui durante la produzione, no? Di solito uno può stare con un drink in spiaggia alle Hawaii, prendersi i soldi della SIAE, invece è venuto a lavorare e attivamente ha scritto delle parti su delle cose che noi avevamo montato, che erano un po' diverse dalla sua volontà, invece di imporre la propria, ha proprio seguito il nostro modo di creare. Quando dico nostro intendo dire anche quello del cast, perché naturalmente a me piace lavorare, no, con degli artisti, non con dei curativi, non mi piace dire cosa devono fare, insomma mi piace guidare un po' la questione, però è più proficuo fare, come dire, lavorare, lasciare più lo sfogo alla creatività degli artisti. Quindi il primo ringraziamento va a Matti, perché ha compreso qualsiasi cosa e sta ancora lavorando, sta ancora scrivendo, non finirà mai. E poi devo dire, e poi parlo dell'allestimento, ma devo davvero d'obbligo ringraziare Marco Librando, perché io difficilmente ho incontrato un artista così intelligente da capire che la collaborazione, come dire, la prima persona sul palcoscenico è lo spettacolo, non c'è né il direttore, né il regista, né gli attori, no? Stiamo tutti lavorando per lo spettacolo. Lui ha compreso perfettamente leggendo il copione, discutendo ridendo, insomma, è meraviglioso. Ti ringrazio tanto, Marco, perché non capita mai di essere davvero seguiti con così passione. Io seguo te, tu segui me, in realtà tutti noi stiamo seguendo Matti, che segue lo spettacolo, che segue la nonna, insomma. Disastro. Non cito quelli della scuola di teatro musicale, perché è inutile citarli, sono bravissimi i nostri collaboratori, ma vorrei ringraziare immensamente, perché hanno avuto forse un compito più difficile del mondo, perché erano i più lontani, ma quelli con la responsabilità più grande, che sono il maestro Belgiotti e il maestro Veretta, perché i loro bambini, vedrete, abbiamo dei bambini scena, bambini veri, cioè a parte Marta che ha 13 anni davvero, okay? Abbiamo dei bambini veri, sono proprio piccoli, e sono bravissimi, non hanno mai fatto tip tap e da settembre hanno imparato tip tap, c'è una follia, ed è stupendo, e sono quindi maestri, grazie, perché avete fatto un lavoro davvero straordinario, grazie di aver detto. Dobbiamo ricordare anche che per la prima volta il coro di voci bianche del Teatro Coccia si esibisce insieme, nasce con questa produzione, la vera, diciamo, la prima performance. Come ti sei trovato con loro? Benissimo, allora no, cioè sono dei santi, devono fare la scultura, perché comunque, sai, gestire i bambini vuol dire gestire i genitori, e questa è la morte, capito? Ero terrorizzata. Ok, e quindi è un po' come il commercialista, il genitore è come il commercialista, alla fine vuole farti pagare delle tasse. Quindi loro, i genitori sono difficili da gestire. Però loro sono bravissimi, perché i bambini sono sereni, felici, Ilaria ha fatto un lavoro straordinario, partendo da zero, è riuscita a creare un numero incredibile. E poi voglio ringraziare, pertanto lavoriamo sempre insieme, voglio ringraziare assolutamente, quello che vedrete è tutto merito degli straordinari tecnici della produzione. Le luci sono fatte da Ivan, che lavora qui in fondazione, Ivan Pastrovicchio, Elenio Talato e tutti i collaboratori della fondazione hanno realizzato personalmente le scene, sono meravigliose, non hanno mai detto di no a niente. Ho fatto costruire una cosa che non l'abbiamo usata e non mi hanno buttato nella buca dell'orchestra. Sono veramente persone straordinarie che capiscono che alla fine è lo spettacolo che conta, ovviamente. Il cast, sono molto orgoglioso, perché in realtà a interpretare Ami c'è un allievo attore del terzo anno, no? Secondo anno, io non ho scelto nessuno, mi ha fatto i provini e ha scelto tutti i matti, perché non avevo responsabilità. Ha scelto veramente, il signor Nea Lorenzoni, però è stato scelto, insomma, quindi ci otteniamo. Ami, esatto, Tami, una straordinaria, Marta Noè, che ha veramente 13 anni. Ed è... Marta, ti vuoi alzare che così ti vediamo bene? Brava, Marta, Tami, anche tu. Ami, ti hanno visto bene, sì? Vuoi alzarti un attimo? Sì? Ti conoscono ormai, sì. E mamma Giulia è stata straordinaria, anche prima. Stefano Colli, che è un uomo che non ci si può non innamorare di Stefano, quindi se succede.
succede, successo. E poi veramente straordinario, lo vedrete per l'uso delle caratteristiche fisiche e vocali del personaggio, Leonardo Pesucci è veramente straordinario. Anche lui è venuto, recita solo in falsetto, difficilissimo, davvero uno sforzo vocale impressionante, e quindi davvero grazie. Il Silvano Isolani che interpreta la nonna in realtà è un incontro, un reincontro dopo tanti anni, perché Silvana ha recitato nella mia primissima regia, quando era in Paolo Grassi, uno zoo di vetro, e la Silvana interpretava la signora Guglielmo, e quindi un ritorno alle origini. Il mio primo esperimento, perché non avevo mai studiato regia, perché ho detto proviamo a fare una roba, prendiamo due cubi, facciamo roba, e poi è un po' funzionato, insomma, e quindi davvero grazie a tutti. È successo questo, Matti mi ha fatto una richiesta che va contro il mio principio, sì, che è quello di rompere la quarta parete, ok? Quindi di andare in platea. È una cosa che mi ha sempre fatto rabbrividire, no? Ho sempre trovata, ok, non ho un'idea, andiamo in platea. Okay? Succede sempre alla fine di questi musical con la musichetta, no? E mi batteva, sì, evviva, no? Mi faceva tanto villaggio. Per cui è stata una grandissima sfida, perché Matti mi ha detto, guarda, che questa scena, se la facciamo in platea, i bambini impazziscono. Perché la cosa principale per Matti era, i bambini devono divertirsi. La prima cosa che mi ha detto. E qui il punto chiave è questo, ok, devo fare uno spettacolo in cui i bambini si divertono, devo fare uno spettacolo che sia leggibile anche a mia mamma che ha quasi 80 anni, insomma, ok? Per cui doveva essere letto a vari livelli, no? Non doveva essere un family show, perché non è un family show in realtà. Però come tutte le grandi opere, nel senso come tutte le grandi opere scritte, può essere davvero letta a vari livelli. La sfida è stata questa. E quindi ho detto, ok, trasformiamo, se dobbiamo andare in platea, la platea diventa spazio scenico. Quindi abbiamo trasformato tutto il teatro nel bosco scuro. Se vedrete, spero che vedrete, perché sarà una versione del teatro mai vista prima, insomma, dell'architettura del teatro, intendo, no? Mm-hmm. Non abbiamo rotto niente, a livello di arte, posso stare tranquilli. Anche la sicurezza assolutamente rispettata, sicurezza a carità. Posto. No, siamo stati molto apprezzati dai bambini, per cui insomma la priorità va con i bambini. Io ho debuttato in uno spettacolo che si chiamava Scooby-Doo Live on Stage, che facevo sfigato con il Re Cane, quindi io mi ricordo che il responsabile dell'immagine di Scooby-Doo ci dissero, noi avevamo una scena in platea di quelle tremende, no? Senza senso, cioè scendi per fare delle pupazze ai bambini, no? Il mantra era, se sta vicino a un bambino, il pupazzo si immobilizza, perché con la coda può far male al bambino. Quindi la priorità è sempre sulla sicurezza. Però abbiamo usato lo spazio scenico in maniera originale, quindi vi invito davvero a vederlo, perché sarà davvero, davvero magico. Detto questo, ringrazio di nuovo immensamente Corinto per la fiducia che ci ha dato, perché non ha voluto sapere niente dello spettacolo, ha sentito ogni tanto delle mie richieste fuori testa, tipo posso buttare del fumo addosso all'orchestra? E io dicevo certo Marco, certo, c'è problema. Sì, esatto. Cos'è che ti ho chiesto anche? Le palline da golf. Sì, abbiamo sentito. Da golf. Sì, lo so. Palline da golf. Ma non erano vere, erano quelle di. Però abbiamo sentito come era ping pong. Io però mi è giunta voce che una delle tue palline che non erano da ping pong, che dovevano essere leggerissime, hanno fatto un buco così in una porta. Non no? È vero. Non è vero, bugia. No, una bugia. Qui qualcuno si è arrabbiato per dare la colpa alla mia palla. No, non abbiamo mai usato palline da golf, abbiamo usato palline da pratica. E poi invece che ha giocato quella ping pong, che hanno beccato ecco. Una faccia di maestro librando, è sopravvissuto, si è fatto male, no, quindi non succede. Ma deve mentire, no, quindi si gioca a golf in sala, per intenderci, quindi sarà molto divertente, non perdetelo, perché è uno dei migliori spettacoli che abbia diretto, grazie. Marco, grazie per l'entusiasmo e grazie per avermi fatto capire che io in fondo sono un alchimista, cerco gli ingredienti, poi li metto insieme e ho visto che questa volta mi
è andata proprio bene, perché la cosa che mi dà sollievo è vedere che tutti voi siete felici di collaborare, perché poi uno spettacolo, un'opera è sempre un qualcosa che è lavoro di squadra, e voi mi sembra che siate una buona squadra affiatata. Quindi ringrazio ancora una volta anche i maestri delle Voci Bianche, Paolo Beretta e Alberto Vegiotti, perché veramente non è facile, credo, collaborare insieme, per cui per me è un grande onore essere riuscita ad avere voi due insieme. Ringrazio tutti il cast, sicuramente mi sono dimenticata qualcuno. Ci sono domande particolari, curiosità? Sì, ho dimenticato io, scusa. Ecco. Sì, no, Francesca e Flavia, che non debuttate, vero? Debuttate con quest'opera? No. Non debuttate, però c'è stato un cambio in corsa per i costumi e hanno realizzato in tempo zero delle cose meravigliose, le vedrete, le cose anche incredibili, cioè le bottiglie si accendono, le cose incredibili. Per cui grazie immensamente di aver accettato di entrare in questa follia, grazie. Un'altra cosa che mi sembra, che questa bellissima sensazione che ho provato questa mattina, per la prima volta che l'ho visto un po' montato, di entrare in platea, di entrare nello spettacolo già seduti in platea, è veramente interessante. Tant'è vero che credo che questo mi spingerà a fare qualche altra follia in occasione di altri spettacoli. Insomma, io ringrazio tutti, ringrazio voi. Se non avete altre domande, non mi resta che dirvi: venite assolutamente a vedere questo spettacolo. Grazie a tutti.